Una sera di insieme per Avellino e Irpinia, eccoci ritrovati con il nostro consueto appuntamento alle ore 21. Questa sera lo facciamo di mercoledì in occasione della presentazione del libro di Carlo Crescitelli, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Carlo. Ciao, buonasera. Musica mentre favola rocca a Dublino. Tra poco scopriremo il titolo, da dove viene fuori tutte le varie storie che si celano dietro questo meraviglioso libro di Carlo Crescitelli, in compagnia anche della nostra sociologa e presidentessa di Bucaneve, Maria Runca. Ciao Maria. Buonasera a tutte e due, soprattutto, e ben ritrovati anche questa sera. Ecco, con Maria e Carlo, diciamo, già c'è stata un'affinità per quanto riguarda la presentazione del libro. Fu fatta a fine febbraio, il 25 di febbraio, alla Biblioteca Provinciale di Avellino, la Sala Penta, e insomma, veramente c'è stato un grande successo, un grosso consenso da parte delle persone che sono venute alla presentazione. Ecco, Carlo, questo titolo, Musica mentre favola rocca a Dublino, diciamo. Tieni un po' col fiato sospeso le persone che magari si accingono, no, a comprarlo, a prenderlo. Quindi, se vuoi cominciare già a dire qualche cosina, poi magari lasciamo la parola a Maria. Beh, visto che ne hai cennato, svegliamo subito il mistero del titolo. Musica mentre vuol dire la musica che va mentre le cose succedono e la vita va avanti. Questo perché è un libro che parla di musica, ma non solo. È una storia ambientata a Dublino, che è una delle capitali mondiali della musica, e la storia parla di un gruppo rock che sono i protagonisti di questa vicenda, ma il fatto che loro debbano suonare in un concerto importante non è la sola questione rilevante che racconto, ed è per quello che si chiama Musica Mentre, perché è una favola che c'ha tante altre cose dentro. Maria, tu che hai partecipato, che insomma sei stata una delle protagoniste di questa presentazione di fine febbraio, in qualche modo hai potuto già assaggiare quello che è stato il libro di Carlo Crescitelli, insomma le sue in qualche modo fantasie relative soprattutto ai suoi viaggi, no? Che ha fatto nel corso di questi anni, e Dublino è sicuramente una delle mete di Carlo, e quindi a te la parola. Beh, parlare di Carlo è stata una scoperta, innanzitutto, come una persona effettivamente che ama viaggiare, che ama far parlare i luoghi anche attraverso i personaggi. Quanto è importante creare una storia intorno a una città, che ha diverse sfumature, soprattutto dal punto di vista, anche di un periodo particolare come è stato prima del lockdown, eventi che si sono ovviamente dovuti rimandare. E allora conoscere anche una Dublino del prima e del dopo, immaginare certi luoghi a cui dare voce, a cui creare una storia per particolareggiare quelle che sono le caratteristiche anche delle persone, di come vivono, di come sentono, di come vivono anche la musica e come la musica spesso parla anche attraverso quelle storie che ci sembrano così lontane. Eppure attraverso queste storie di cui parla Carlo mi sono immersa tantissimo in questa Dublino che effettivamente non conosco. E lui ha una capacità molto forte di farci vedere le immagini, di raccontarle e di sentire come se tu fossi nei dialoghi e come se tu fossi presente su quelle scene. Quindi creare immagini è importante perché il lettore si vuole sentire parte integrante del discorso e Carlo è capace proprio di farci immergere, di creare quelle suggestioni importanti affinché il lettore possa anche immaginare altro, soprattutto vivere quei vicoli anche inusuali, dove a volte si racconta più una Dublino conosciuta, quindi in quel mistero e in quella storia, quindi raccontare luoghi anche semplici, quelli che sono affollati sì, ma che all'interno creano suggestioni molto interessanti, nuove. È un approccio sicuramente alla scrittura immediata, chiara, cristallina,
E quindi ogni personaggio veramente ti senti immersa in quelle descrizioni molto dettagliate, tra l'altro. E le caratteristiche poi dei personaggi sono molto interessanti perché ti raccontano un vissuto anche particolareggiato di quello che vive il personaggio in quel momento. E nel raccontarlo, ovviamente, non può il lettore non essere quasi, si sente un familiare in quelle storie. E quindi Carlo veramente è riuscito ad attrarre dalla prima all'ultima pagina la mia attenzione. Sono particolari anche le ultime pagine, e anche questo è interessante perché lascia qualcosa di interessante, di nuovo, di innovativo. E ripeto, una scrittura nell'immediatezza che attira, che lascia il lettore effettivamente non indifferente. Ecco Carlo, è inevitabile insomma fare una piccola rima, Dublino con Avellino, no? Ne parlavamo anche qualche giorno fa, no? Prima di organizzare questa diretta, che ha, con tutto il rispetto, con tutti i paragoni, dei tratti in comune Dublino con Avellino o Avellino con Dublino, ma non soltanto per la rima, ma forse per questa atmosfera un po' tetra, strana che si respira in queste due città. Ma allora, anzitutto io voglio ringraziare Maria per le belle parole che sempre rinnova nei confronti del mio lavoro, del mio libro, della simpatia immeritata che lei prova per me. Quanto alla tua scherzosa domanda, Rubino Avellino, hai ragione nel dire che c'è un piccolo filo rosso che lega queste due città, se non altro le lega forse proprio nella mia sensibilità verso di esse. Più che di atmosfera tetra, io parlerei un po' di atmosfera crepuscolare, vale a dire, sono due città, ovviamente Dublino è una capitale europea, però ha una dimensione umana particolare che la può avvicinare ad Avellino, non è una città grande. È una città dove la gente riesce a incontrarsi e dove si incontra su un senso della vita che è importante. Dublino colpisce per la piacevolezza del suo vivere e, diciamo la verità, colpisce anche Avellino e Forestieri per la bella sorpresa che magari riserva a loro che magari non conoscono la nostra situazione, che poi è anche invidiabile dal punto di vista della vivacità. Noi siamo una periferia di Irpina, così come Dublino è una periferia dell'Europa, però è una periferia ricca di belle sorprese. Ecco, questa immagine di Dublino mi resta accanto ad altre associazioni più semplici, tipo la rima che hai fatto, oppure il verde, un certo tipo di, come dire, un certo tipo di comunicatività che anche gli irlandesi hanno, e quindi la prima volta che ci sono finito era una decina d'anni fa, nel 2001, subito ho pensato, però che bello qui, come potrebbe essere interessante sviluppare un rapporto con questa città che non sia della semplice visita turistica, e questo mi ha portato ad approfondire in varie visite. Ci sono tornato 5 volte da allora e ho cominciato a ragionarci per fantasticare nel mentre cercavo l'idea di una sistemazione che potesse essere un piccolo investimento immobiliare, che poi non ho fatto perché non se ne sono dati i presupposti, e meglio così perché la pandemia chiaramente mi avrebbe molto penalizzato nel poter gestire anche la proprietà di un piccolo appartamento. Però ne è valso la pena girare per la città non da turista, ma infilarmi in tutta una serie di situazioni che sono lì di vita quotidiana, e capire proprio l'anima del luogo, della gente, che è poi quella che viene fuori nel
viene pure nel libro, che racconta una Dublino che è quella sì del passato, delle tradizioni, della storia, della musica, ma anche quella della vita quotidiana, dei problemi di tutti e di quelle che sono le... e di quella che è la voglia di conoscere, di conoscersi, di parlarsi, le preoccupazioni che possono avere magari i dublinesi che sono presenti all'interno del romanzo. Maria, invece a te faccio un'altra rima oppure un altro inizio. Irlanda, Irpinia? Beh, certo, bella. Io, Carlo, in questa, sempre nell'Irpinia, l'ho visto sempre quel viaggiatore curioso, quel viaggiatore che inizia il suo viaggio sapendo che tappa dopo tappa deve portare qualcosa. Quindi sicuramente non resta un viaggiatore senza appunti, senza quelle sue considerazioni che poi diventano importanti e spunto per i suoi lavori. Quindi questo viaggiatore che, come hai detto tu, l'Irlanda, Irpinia, c'è tanto da camminare, c'è tanto da scoprire. Quindi penso che in ogni luogo è come anche ritrovare un po' una parte di quell'Irpinia a cui dare ascolto e dare voce, perché poi sostanzialmente Carlo dà voce ai personaggi dei luoghi, che è anche interessante, perché a volte delle caratteristiche in un posto le ritrovi anche nella nostra Irpinia, quindi perché no? Lui è continuamente legato alla sua terra e ci porta qualcosa anche per immaginare una riflessione su quello che potrebbe essere proprio vivere le città, vivere le emozioni. Vivere i contesti significa anche conoscere meglio certe situazioni, certi posti. Non possiamo sempre immaginare che altrove c'è di meglio oppure che nel nostro posto c'è tutto e niente. Quindi c'è una visione anche duplice in questo senso, perché nel globale e nel locale lui cerca sempre di creare una nuova suggestione, una nuova riflessione. E perché no? Rivedere questi luoghi significa anche ritrovare un'identità a quei posti che a volte sono anonimi, che sono anche non considerati. Dare voce significa proprio questo, attenzionare. E questo attenzionare di Carlo sicuramente nei suoi viaggi l'ha sempre posto, anche quando fa i suoi articoli, che sono puntuali, che sono comunque ricchi di tante caratterizzazioni di quello che è il nostro vivere quotidiano. Non è facile, ma sicuramente trae giovamento anche da quei personaggi che incontra e gli dà voce. E la voce è importante, l'ascolto attivo, la compenetrazione. Carlo sicuramente è una penna molto raffinata, perché nei suoi dettagli veramente ci mostra tanti aspetti. A volte lo scrittore rischia anche di non di essere banale, ma di essere un po' meno accurato in certe sfumature. Invece Carlo lo fa, e quindi è interessante. Io sinceramente i suoi scritti li leggo molto velocemente, ma mi resta tantissimo. Io a volte prendo tanti appunti, perché ho proprio bisogno di prenderli. È come se quel suo sentire, quella sua anche ricercatezza dei termini, e poi leggerete il suo libro, quindi vi renderete conto che lui niente a caso, c'è un appendice interessante, c'è qualcosa che poi riporta di nuovo quei personaggi a rivivere anche dopo. E quindi è interessante, è come se si creasse un continuum. Io sento questo quando leggo Carlo, e sono anche interessata al suo interessarsi all'ambiente. Quanti si interessano attraverso la scrittura anche dei propri viaggi dell'accuratezza, proprio nel portare anche certi temi
che sono oggi importantissimi. L'ambiente è stato per tanto tempo, diciamo, poco attenzionato. E in questa scrittura invece noi vediamo proprio una rivisitazione anche di quei luoghi che a volte non creano quella comunanza, quel viversi, quel sentire, che invece sono importanti oggigiorno. Quanto le relazioni, anche estemporanee, spesso sono consumate solo per il momento. Invece questo continuare qualcosa, continuare un sentire, riportarlo nel proprio posto dove si vive e dove si condividono le cose. È molto interessante. Ecco Carlo, rispetto alle riflessioni che faceva Maria, inevitabilmente mi viene da chiederti, ecco, se hai avuto tempo di fare un po' un parallelo proprio tra l'Irpinia e l'Irlanda, proprio per fuga di cervelli, no? Perché forse anche in Irlanda potrebbe accadere lo stesso, se è già accaduto, e se effettivamente questa terra, come dicevi tu anche nel fuori onda, si può visitare in così pochi giorni, un po' come spesso accade anche in Irpini, insomma, c'è anche questa sfaccettatura che ci lega, no? Sì, l'Irlanda rappresenta da questo punto di vista una sorta di Irpinia risolta, di quella che potrebbe essere un'Irpinia di un prossimo futuro. Tu hai parlato di fuga di cervelli, attualmente Dublino è un attrattore di cervelli europeo perché sono presenti in città le multinazionali importanti della tecnologia, dell'informatica e della comunicazione. C'è Google, c'è Facebook, c'è Twitter con le loro centrali europee. Questo grazie al fatto che il governo irlandese ha adottato una politica lungimirante di regime fiscale agevolato che induce le aziende internazionali ad aprire sedi in città. Chiaramente questo comporta l'effetto secondario di un'attrazione di occupazione qualificata da tutta Europa, per cui la città è piacevolmente piena di giovani professionisti che vengono da tutta l'Unione Europea e anche da fuori, e che fanno sì che la vitalità anche economica, professionale, sia molto alta rispetto anche a quelle che sono le banali potenzialità del luogo. Sarebbe bello immaginare l'Irpinia in un futuro del genere. Tutto può succedere, tutto può accadere. E il turismo loro se lo sono organizzato proprio a misura d'uomo, come un po' tutto quello che c'è, perché non dimentichiamo che si tratta di un paese che viene da un passato secolare di povertà e che quindi apprezza come dire, il gusto, il senso delle cose importanti. Per cui anche il turismo è un turismo a dimensione umana, gestito in maniera molto comunicativa, per cui quando si arriva lì è molto facile riuscire ad entrare all'interno anche del desiderio dell'attrazione turistica, raggiungere tutti i posti dell'isola con un sistema efficiente di comunicazione, per lo più sono via bus, che ti portano in giro in una serie di tour turistici che ti consentono di farti un'idea di quelle che sono le attrazioni classiche di tutta l'Italia, quelli che tutti cercano, la musica, la birra, i folletti, i castelli, quei motivi per cui l'Irlanda piace e è famosa nel mondo. Ma dietro questo c'è un lavoro importante di una popolazione che è orientata a un obiettivo anche di accoglienza. Non dimentichiamo che negli ultimi 20 anni l'Irlanda ha attraversato prima il periodo della tigre celtica, cioè di un boom economico e di una bolla anche immobiliare che poi si è sgonfiata e ha comportato poi una procedura di come dire, di attenzionamento da parte dell'Unione Europea, per cui loro hanno fatto dei sacrifici importanti. Il 25% degli stipendi pubblici hanno dovuto stringere la cinghia per alcuni anni, parliamo intorno al 2010-2012, hanno dovuto abbandonare i progetti immobiliari, perché in Donegal ci sono
sacco, c'erano un sacco di anche fabbricati incompiuti, però poi alla fine sono riusciti a uscire da questa situazione di crisi economica proprio grazie a una serie di progetti orientati all'ambiente, alla razionalizzazione dei consumi, e adesso si ritrovano in un paese che ha una tradizione antica ma un'essenza moderna. Perché è successo questo? Perché hanno lavorato come paese in qualche modo tutti insieme per un obiettivo. Adesso è difficile pensarlo per l'Italia adesso, perché l'Italia è molto meno omogenea da questo punto di vista, quindi le idee su come risolvere i problemi magari sono variegate e diverse a seconda del governo che magari si succede o le affronta di volta in volta. Però è importante vedere come un orientamento solidale di tutto un popolo riesce poi a creare un bel futuro. È quello che io auguro, magari, se non all'Italia, che ovviamente è un paese di dimensioni più grandi geograficamente, etnicamente, quindi magari il problema non può essere affrontato in questo modo, però magari a Virpinia sì. Probabilmente se ci fosse un progetto per Virpinia, nel senso in cui dici tu, Luca, cioè orientato a un recupero ambientale, a un recupero tradizionale su cui tutti lavorassero nella stessa direzione, probabilmente avremmo una piccola Irlanda o Irplanda, come a me piace dire. E torno a ringraziare Maria per le sue parole importanti quando dice che i luoghi parlano, lo dico anch'io nel mio libro, i luoghi parlano, scrivo io, con la gente di chi li abita. Se tu riesci ad ascoltarla, capirai l'essenza di quel luogo, e vedo che Maria, per come ha approcciato il mio libro, ha centrato perfettamente l'obiettivo di calarsi in questa realtà, che poi può essere quella loro, quella nostra, alla fine, diciamo, dire che tutto il mondo è paese non è poi del tutto sbagliato, nel momento in cui le emozioni degli uomini poi sono le stesse, i desideri sono quelli, la voglia di essere felice è quella, ed è un po' questo un sottotesto del mio libro, che va bene anche parametrato sulle tensioni di noi irpini, visto che stiamo piacevolmente centrando questa nostra conversazione sul rapporto irpini e Irlanda, che cominciano anche per le stesse due lettere, ed è divertente pensarci a queste piccole assonate, che poi sono poi stimolanti come conversazione. E a proposito di conversazioni stimolanti, Carlo, mi viene da fare una riflessione con Maria, perché in effetti parliamo dell'Eire, no? Della Repubblica indipendente d'Irlanda, che in qualche modo, no, si va a contrapporre a quella che è il Regno Unito di Gran Bretagna, quindi anche la stessa Belfast, no, che sta in Irlanda del Nord. In qualche modo potremmo paragonare l'Irpinia che sta a lottare contro i mulini al vento, senza che si trova contro l'area metropolitana di Napoli, l'area costiera, e quindi anche questa difficoltà a allacciare un discorso del genere, considerate che ci sono regioni tra virgolette più virtuose, che comunque, avendo soltanto due capoluoghi di provincia, vedo il Molise o l'Umbria, in qualche modo se la stanno cavando decisamente meglio, no Maria? Beh, in Italia noi stiamo vedendo un po' quello che succede in tutta Europa, cioè nelle nostre vicissitudini stiamo affrontando tante situazioni, non solo, diciamo, anche la guerra ha influito decisamente nei rapporti, nel creare anche situazioni che sono tra loro molto distanti a volte, per certi versi, su argomenti come ambiente, come anche creare nuove forme di una solidarietà che non è solo legata ai territori. Io immagino sempre che l'Italia oggi debba affrontare delle questioni insieme all'Europa e con l'Europa, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione, perché noi diciamo sempre fuga di cervelli, ma spesso ci dimentichiamo che i nostri giovani sono anche proiettati in un mondo del lavoro che non connatura più quei
setturi tradizionali. Quindi un po' tutte le nazioni si trovano a fare i conti con un lavoro che è cambiato, con una stratificazione anche all'interno della società che vede i giovani comunque penalizzati, che vede certe storture che in qualche modo anche, per esempio, uscire dall'Europa, ma uscire anche da certi contesti. Significa anche generare una rottura con i propri paesi d'origine. Io, per esempio, immaginavo la volta scorsa quanti giovani sono partiti negli ultimi anni. Sono tanti, Luca. Se noi pensiamo che i nostri giovani lasciano le nostre terre, in qualche modo c'è anche una urbanizzazione selvaggia che poi impone comunque a città europee importanti anche un sovrappopolamento e questo crea comunque diverse difficoltà. Tu dici, ma in effetti questo era inevitabile. Certo bisognerà lavorare tantissimo in varie parti d'Italia, soprattutto per evitare lo spopolamento del meridione. E come sempre in Europa noi vediamo uno specchio di una realtà sempre frammentata perché, come giustamente dicevi tu, non c'è un'unità anche politica europea e quindi come vogliamo pensare anche all'interno delle nazioni che questi giovani poi possano ritornare anche nella nostra Irpinia? Cioè io immagino sempre che c'è una difficoltà nel sentire proprio le proprie città come anche sovrastrutture che accolgono quelle eccellenze, quei talenti. Mi spaventa un po', sicuramente le situazioni che si stanno creando ultimamente mi spaventano. Non ho una visione molto positiva. Sarà che vedo un po' un non creare un obiettivo comune, obiettivi troppo diversi, troppo contrari. Non li vedo proiettati verso un'unità, anche di sentirsi veramente cittadini del mondo. Questa è la mia percezione. Intanto ci sono arrivati i saluti e anche dei commenti mentre parlavamo. Ci sono Roberto Ballarano che ci saluta, così come Emilia Persebea Cirillo, Annalisa Soddu, Rosario D'Addesa e poi anche gli altri che hanno messo mi piace tra Instagram e Facebook. Annalisa che fa delle considerazioni. In tutte le epoche di trasformazioni radicali il lavoro cambia. Siamo in un'epoca che comporterà un'enorme trasformazione sociale. Ancora non abbiamo visto niente. Cadrà in piedi chi asseconderà il cambiamento. E vedi Carlo, tu che sei stato varie volte in Irlanda, hai visto proprio una nazione che in qualche modo è caduta in piedi, nonostante tutto quello che è successo attorno a sé? Sì, e ho visto che Maria affrontava anche un discorso di integrazione europea, ho visto anche un profilo di risposta anche molto differente da quello del Regno Unito. Lì dove abbiamo una Brexit che non ha incontrato le proprie opportunità, perché quella che poteva essere una via britannica a uno sviluppo al momento mi sembra un vicolo cieco nel momento in cui loro stanno affrontando una situazione di disagio economico, parlo del Regno Unito, nel modo peggiore possibile, secondo me, favorendo le pulsioni più conservatrici, xenofobe della loro società e senza guardare in là. Negli anni, io temo che per il Regno Unito i prossimi anni non saranno felici e che l'Irlanda possa in questo momento in parte raccogliere il testimone di quello che è stata, per esempio, la vitalità londinese dal punto di vista economico, finanziario, perché in effetti è il filo che ci resta di collegamento tra le isole britanniche e il resto d'Europa. Dublino raccoglie secondo me un'eredità importante, che è un'eredità di ottimismo, di oggi, vedi, c'erano
Se avete seguito i telegiornali, oggi c'era la visita di Biden per il ventennale degli accordi di pace con l'Irlanda del Nord. E questo è un problema, sai, mica da poco, quello di avere una parte del paese che combatte contro un'altra, una guerra civile che era soltanto 20 anni fa molto, molto sanguinosa, che loro sono riusciti a comporre all'interno anche di un quadro europeo, che adesso però si rompe di nuovo perché il confine dell'Unione Europea passa a sud di Belfast. Era un confine che non c'era fino a prima della Brexit, adesso diventa un altro punto interrogativo, per cui loro stanno pensando entro un decennio a una unificazione irlandese, quindi a un passaggio dell'Irlanda del Nord nella Repubblica d'Irlanda. Ma questa è una questione complessa perché significherebbe una perdita di prestigio, di potenzialità del Regno Unito, che si trova ad affrontare tutto anche quest'altro problema. Però ecco, c'è chi guarda al futuro e chi guarda, secondo me, al passato, oppure non guarda con lungimiranza alla storia. Mi dispiace per il Regno Unito, che amo moltissimo, ma non è secondo me questa la strada di non guardare oltre il proprio naso, di rifugiarsi all'interno della propria realtà, che è prestigiosa, importante. Ma voglio dire, noi non facciamo così, noi italiani non lo facciamo, noi finni non lo facciamo, non ci si può chiudere su se stessi, non serve a nessuno. Vale questo per tutte le questioni, ed è questa un'altra delle lezioni che ho imparato frequentando l'Irlanda, che bisogna essere aperti, altrimenti non c'è risposta, non c'è soluzione. Non sono anni facili questi per nessuno, però l'energia che ci vuole per andare avanti. Intanto, sempre Annalisa dice: certo, perché si deve unire e non dividere. Le relazioni internazionali tramite la rete e le migrazioni, fenomeni che arrivano dal basso, modificano il terreno proprio per la loro natura. Perciò i governi dovranno adeguarsi e favorire una federazione di nazioni, sfociare in un governo unico, una moneta unica, una lingua ausiliaria internazionale. Che ne pensi, Maria? Beh, sicuramente queste sono sfide che già si stanno affacciando anche in contesti allargati, che sono sempre più attenzionate, anche perché, diciamolo pure, al di là dell'emergenza immigrazione, c'è proprio un rendersi conto che ci saranno istanze sempre più precise, sempre più anche mirate a integrare, ad accogliere, ad essere comunque presenti nelle questioni anche sociali, economiche, culturali, perché questo impone sicuramente una rivisitazione di certi modelli che non rispondono più a logiche già consolidate, ma sicuramente dovremmo creare nuove prospettive, nuovi modi di agire. Non possiamo più immaginare che siamo nel nostro mondo, con le nostre regole, con i nostri blocchi mentali, culturali. Veramente c'è bisogno di un'apertura maggiore a certe questioni, perché non è solo di una nazione o di alcune nazioni, ma riguarda veramente tutti. Siamo in un mescolamento così repentino di tante situazioni, che poi, se non gestite bene, rischiamo di creare solo caos e situazioni di disagio sempre di più, perché disagio non è solo per l'abitazione, non è solo per il contenimento di certi comportamenti ed eventi anche diciamo importanti dal punto di vista dell'integrazione stessa, della pace tra le persone. Non è facile, quindi bisogna sempre equilibrare giustamente le varie sensibilità, le varie identità, perché sono identità che comunque sono diverse tra loro, ma che possono trovare un punto comune.
Assolutamente sì, intanto sempre Annalisa, problemi atavici come la povertà, la fame nel mondo, lo sfruttamento potranno avere soluzione solo con l'applicazione universale della giustizia sociale. Anche le competizioni dei mercati necessiteranno di una regolazione globale, magari in un'altra occasione approfondiremo tutti questi aspetti perché ci sarebbe davvero da discuterne. Carlo, se ti dico Joyce, che cosa mi dici? Ma ti dico che vi lascio un appuntamento a breve. Il 22 aprile, sabato l'altro, 22 aprile al Circolo della Stampa di Avellino alle 17:30, sarò ospite dell'Associazione Culturale Italo-Britannica di Avellino per un appuntamento che mi lusinga molto. Loro hanno letto il mio libro e ci hanno visto un omaggio a Gente di Dublino di James Joyce, in questo mio modo di raccontare la città esattamente 100 anni dopo. Quindi, per la presidente dell'Associazione Italo-Britannica di Avellino, che è la professoressa Nigro, e per il preside Ian Viorio, che è un socio importante dell'associazione. Musica mentre un Dubliners a un secolo di distanza. E io sono lusingato di parlare con loro del lavoro di Joyce, ovviamente, al quale ovviamente il mio è imparagonabile, ecco, teniamo i piedi a terra. Però sono felicissimo di rilevare con loro che forse se io ho raccontato nel mio libro Dublino in un certo modo, che magari rimanda ad alcune suggestioni del grande James Joyce, forse perché Dublino è un pochino davvero così, suscita un pochino quella stessa malinconia, quella stessa voglia di riflettere sulle cose e contemporaneamente forza, energia di andare avanti. Immaginate che le storie dei dublinesi del 1920 non sono storie allegre, tutt'altro, sono storie di una grande drammaticità in cui la città emerge come anche matrigna per certi aspetti, e come per certi aspetti viene fuori anche nella mia storia di fantasia, dove non sembra aiutare i protagonisti a raggiungere i loro scopi. Perciò quando mi parli di Joyce ti dico che mi trovo felicissimo di poter affrontare attraverso questo mio modesto lavoro anche un approccio che magari può essere anche più interessante, più importante, di divulgazione del lavoro joyciano, in particolare di questa sua raccolta di racconti famosa, che evoca tante cose che possono essere anche negli accostati al mio piccolo romanzo. Allora, concludiamo con questi commenti di Emilia, perché Emilia Besseber Cirillo mi ha stuzzicato sotto certi punti di vista e potrebbe essere in qualche modo un nuovo format che si potrebbe proporre. Quindi Emilia che ci sta ascoltando, vediamo se sarà d'accordo. Comunque leggiamo prima i suoi commenti, ma bisogna che ogni Stato conservi le proprie caratteristiche, non possiamo omogeneizzarci ulteriormente, avendo solo come modello quello ovviamente Atlantico Occidentale States. L'Irlanda, la Bretagna e forse anche alcune zone d'Italia hanno da parte loro la forza dell'isolamento, che non è un bene ma una specificità. E comunque Irlanda e Irpinia hanno in comune una vera birra artigianale. Allora, a questo punto direi, caro Carlo, cara Maria, soprattutto se Emilia pure è d'accordo, di fare un nuovo format, che Emilia già sta portando avanti, che è Conversazioni in Irpinia, Conversazioni in Irlanda. Io direi che sarebbe un modo simpatico di presentare due paesi, anche con l'ausilio, perché noi la lanciamo questa proposta, se ci segue anche la Presidente dell'Associazione ACIB, di fare una collaborazione con l'ACIB e di capire che margini ci sono per mettere in correlazione queste due realtà, Irpini e Irlanda, visto che parlava di birra, e, insomma, non soltanto di quello, e come diceva anche Annalisa, uniti nella diversità. Credo che questi siano anche degli aspetti fondamentali e interessanti da poter magari discutere in un'altra occasione. Salutiamo quindi Emilia. Non so, io la butto lì, poi magari ne possiamo riparlare successivamente. Grazie mille ad Emilia, non solo della sua attenzione, che mi lusinga molto nello scoprirla all'ascolto,
ma anche di questa sua bellissima sintesi che trovo adattissima anche come conclusione di questo incontro. Isolamento come specificità, lo viviamo, è bello, lo viviamo anche noi e diventa un'occasione, un'opportunità, è sempre bello coglierla. Tra l'altro ieri eravamo proprio a parlare di un'iniziativa, di una bella iniziativa di Emilio, di un concorso importante che ha dato alla città una bella occasione di lustro e sono contento che lei sia sempre presente su questo fronte della cultura in città, dando prestigio alle proprie iniziative di prestigio. Grazie ad Emilia all'ascolto, grazie a te Luca di questa bella occasione che mi hai offerto, come sempre fai con grande affetto e attenzione. Grazie a Maria di essere presente con le sue osservazioni che sono veramente di grande profondità per l'estremo scrupolo che lei dedica alla lettura, anche a seguire il lavoro degli altri, tra cui il mio, e voglio dire apportare un apporto bello, importante anche dal punto di vista della comunicazione, del tenere tutti insieme sulle cose che ci piacciono. Grazie anche a lei di essere stata qua con noi stasera. Grazie Carlo. E allora ricordiamo il titolo: Musica Mentre, Favola Rock a Dublino. Quindi la prossima presentazione, eccola qua, Carlo. Magari metti un pochino più centrale. Perfetto, tutte e due, vedi? Facciamo rete litigate. La mia foto fatta prima dell'alba che amo molto, che è poi diventata alla Houston Station, che è poi diventata la copertina. Ti aspettiamo il 22 aprile, dai. Esatto, ore 17:30, circo della stampa di Avellino. Ancora grazie Emilia per i suoi ringraziamenti. E alla prossima. Ciao, a martedì. Ciao.